C'è stato proprio un pelo, un attimo di casino, di confusione per quanto riguarda l'ultima amichevole che la Juventus avrebbe dovuto disputare quest'estate prima di ricominciare il campionato, e cioè quella di Tel Aviv, domani sera, contro l'Atletico Madrid di Alvaro Morata. Sarebbe stato interessante vedere Alvaro Morata giocare contro la Juventus. Se c'è una cosa ufficiale è che domani sera a Tel Aviv non ci sarà nessuna partita tra Juventus e Atletico Madrid, è stata infatti annullata, annunciato dalla Juventus appunto, e dall'Atletico per via di alcune problematiche legate alla posizione geografica del posto e per diversi rischi che potevano correre le due formazioni. Non voglio ovviamente affrontare nel dettaglio queste cose perché tutto fanno parte tranne che del mondo del calcio. Io mi occupo di pallone e di Juventus, quindi non voglio andare a parlare di altro che ovviamente è prioritario, sono problemi più importanti, ma rimango nel mio. E quindi non si giocherà. In una prima battuta, in un primo momento, addirittura si era palesata l'opportunità, l'ipotesi di poter disputare questa partita a Torino, allo Juventus Stadium, all'Allianz Stadium. E infatti anche Gianluca Di Marzio era andato forte sponsorizzando questa cosa. Poi ha cancellato i tweet perché la Juve e l'Atletico, con un comunicato ufficiale, hanno scritto chiaro e tondo: annullata. Quindi immagino che questo sarà il destino. Tutti liberi, domani sera potete andare a fare aperitivo senza problemi. Alle 20:30 non ci sarà necessità di mettersi in live su Twitch insieme a me, perché non ci sarò nemmeno io a questo punto, dato che non gioca la Juve. Però tra poco gioca le partite di Premier. In realtà Liverpool ha già giocato 2-2 col Fulham, mi pare di aver capito, con gol di tacco di Núñez, quello l'ho visto mostruoso, clamorosamente bello. E adesso in realtà scenderà in campo anche il Tottenham, successivamente poi il Chelsea. Oggi pomeriggio me le guardo, ho il sabato libero, non sono al mare, e quindi calcio sia, in attesa del ritorno della Serie A. Manca poco, dai, settimana prossima ci siamo anche noi, praticamente settimana prossima. 9 giorni, numero nuovo di Vlahovic. Però altre squadre sono già scese in campo e vorrei focalizzarmi sulla Bundesliga e nel pirotecnico 6-1 che il Bayern Monaco ha rifilato all'Eintracht Francoforte in casa loro, quindi mica pizza e fichi. Tra l'altro Eintracht che tra pochissimo, 3-4 giorni, dovrebbe disputare la Supercoppa Europea con Real Madrid. Sapete come funziona, si affrontano le due squadre che hanno vinto le due competizioni principi top in Europa, quindi la Champions e l'Europa League. Ci sarà Kostic? Questo è il punto di domanda, il punto interrogativo che in questo momento voglio rivolgervi, perché stamattina mi sono svegliato, è sempre Di Marzio, vedendo che poi ha dovuto cancellare il tweet sull'amichevole, mi viene il dubbio, però rimane distanza per il momento tra la Juventus e il Francoforte per la valutazione del calciatore. Sappiamo che c'era stata quella trattativa con l'offerta del West Ham di 15 più 4 di bonus. Da quanto riporta Di Marzio, la Juventus, tramite un intermediario, ha portato al Francoforte un'offerta da 8 o 9 milioni di euro. Ora, io credo che sia molto complicato se la valutazione del calciatore a parte la squadra è sulla ventina bonus compresi, e tra l'altro non si è capito se questa offerta è stata rifiutata o se Kostic stesso ha detto di no. Comunque sembrava essere quella la valutazione. Se sui 20 si parlava con la squadra inglese, io dubito che la Juve a 8-9 possa portarlo a casa. Poi abbiamo fatto il video tutto bello dettagliato su Kostic, posizionamenti in campo, contratto, quanto costerebbe a livello economico, l'heatmap stagionale di Kostic, lo trovate qui sopra nelle schede, è uscito ieri, è andato anche molto bene, quindi per questa cosa vi ringrazio assolutamente. E anche lì dicevo, sì, giocatore in scadenza 2023, 30 anni da compiere in questa stagione, in questa annata, 92, proprio come me. Qualcuno mi ha detto: smettila di dire che i 30 anni sono vecchi, ma io non ho mai detto che i 30 anni sono vecchi. Semplicemente seguendo il ragionamento, le linee guida della Juventus, del nuovo ciclo Juventus che si è aperto 3 anni fa, 2 o 3 anni fa, e cioè certe spese per certi profili non sono più sostenibili. Una ventina di milioni per un calciatore che ha compiuto 30 anni, non credo che la Juventus voglia andare a spenderli. E quindi si tratta, e c'è l'offerta al ribasso della Juve, c'è la richiesta più alta del Francoforte, e credo che sia la cosa più naturale del mondo e che sia anche giusto così, perché poi è brutto semplicemente presentarsi lì con 20 milioni, boh, questo vuoi, questo ti do, abbiamo concluso, no? Una volta magari la Juventus si muoveva in questo modo, abbiamo visto che a livello economico le cose non sono andate bene, e questo ha portato anche la Juventus a dover fare due aumenti di capitale da quasi mezzo miliardo, forse anche qualcosa di più, nel giro di 2 stagioni, e non è più il modo di lavorare, non è più il modo giusto. E quindi servono acquisti più intelligenti, trattative più intelligenti, anche cercare di limare quella richiesta di qualche milione di euro, che ribadisco, qualche anno fa non era un problema. Oggi lo è diventato, oggi la Juve ci prova perlomeno.
È per quello che mi sono stupito di vedere un Bremer pagato così tanto e di un De Ligt venduto a così poco rispetto alla richiesta. Lì si apre la discussione legata al fatto che se la Juventus non c'era De Ligt in quel momento poi perdeva Bremer e quindi per recuperare il vantaggio dell'Inter ha dovuto pagarlo un po' di più. Però sì, su quella che è la carta, su quelle che erano le richieste, su quelle che erano le valutazioni, abbiamo speso un po' tanto e abbiamo guadagnato un po' poco. Poi il prestito fa sempre il mercato, io sono sempre di questa idea, però la Juve giustamente secondo me oggi sta cercando di risparmiare il più possibile per costi. Cioè, ieri vi ho fatto un piano d'ammortamento di 4 anni con alcune cifre che ho lasciato nel video che porterebbero poi la Juventus a spendere qualcosa come 8 milioni, poco meno, all'anno per mantenere costi, cioè tra ammortamento del cartellino e ingaggio con decreto crescita. È ovvio che se abbassiamo ulteriormente la parte fissa, io non credo che possa essere davvero intorno agli 8-9 milioni di euro, c'è un risparmio ulteriore, è tutto riguadagnato per un giocatore che in questo momento può essere titolare per l'assenza di diversi giocatori come Chiesa o Pogba stesso, che nella prima parte di stagione non ci sarà, o almeno il primo mese, dato che sono 5 settimane di recupero, poi tornerà in campo, vedremo come tornerà in campo, però la Juve, secondo me, ribadisco, fa bene cercare di limare, perché 20 milioni, secondo me, sono tanti per un giocatore con determinate caratteristiche. Io ho recuperato da poco appunto la partita col Bayern Monaco, non l'ho vista in diretta, me la sono riguardata successivamente perché ero interessato a vedere un po' quella che è stata la partita di Kostic. Ve la divido in due fasi, intanto vi dico subito, schierato in campo con una sorta di 3-4-3, 3-4-1-2, 3-5-2, chiamatelo come volete, Kostic non ci importa dove era schierato perché faceva il tornante di sinistra. Prendete come riferimento la nostra vecchia Juventus di Conte, era la Samoa, per intenderci, o il Sandro del secondo anno di Allegri, il primo anno di Sandro. Ecco, 3-5-2, lui giocava tutta fascia lì. Primo tempo, tanto batte tutti gli angoli, Kostic. Il Francoforte ha preso una traversa con un giocatore su un angolo battuto da Kostic, anche molto bene, pallone messo bene in mezzo. Un recupero veramente bello in un 2-0 del Bayern Monaco, in cui mi pare Müller e forse l'altro era, non me lo ricordo, Gnabry, probabilmente Gnabry, vanno 2-0 con solo il portiere da saltare, palla rimorchio dietro, Kostic fa una grandissima progressione, una grandissima scivolata che fa sbattere poi il pallone di Müller sul palo, e poi c'è secondo me una bella dormita, un po' pigro, sul 4-0 e il 5-0 del Bayern Monaco, dove lui era proiettato ancora per l'attacco e invece rimane su, e lì nella zona sinistra, quindi destra d'attacco del Bayern Monaco, i giocatori possono colpire indisturbati e trovano i gol che allungano il Bayern Monaco, allungano il risultato, veramente fa andare su 4-5-0 fine primo tempo. Se perdi 5-0 a fine primo tempo, la prima partita di Bundesliga, non puoi essere contento. Il Bayern Monaco, ragazzi, riaggressione del pallone, livelli allucinanti, nonostante la cessione di Lewandowski si sono ripresentati direi molto molto bene in Bundesliga, penso a caccia dell'11° titolo di fila, se ben ricordo, non ricordo esattamente, ma dovrebbe essere qualcosa del genere, perché l'ultimo dovrebbe averlo vinto il Borussia l'anno prima dell'arrivo di Reus, quindi dovrebbe essere una roba del genere. Secondo tempo invece Kostic alzato ad ala sinistra nel 3-4-3, quindi si cerca di utilizzare la qualità di Kostic anche negli ultimi metri per provare a riaprire un po' la partita. Troveranno un gol, ne prenderanno un altro. Kostic prende anche un giallo per un calcio al pallone e viene sostituito al minuto 74. Avrete visto anche la clip in cui va a salutare De Ligt, si avvicinano, si abbracciano, si dicono qualcosa, non ci ha dato sapere che cosa. Alcune impressioni semplicemente basate su quello che ho visto della partita di Kostic col Bayern Monaco, quindi non immaginatevi che queste siano verità assolute per un calciatore. Non si può assolutamente avere un'idea di un calciatore in una singola partita, maggior ragione una partita in cui perdano 6-1 col Bayern Monaco. Penso che sia necessario almeno 4-5 partite, perlomeno minimo 3, poi dalle 3 in su puoi iniziare a farti un giudizio. Però mi è sembrato un calciatore tecnico, calciatore che appunto ha dalla sua tutti i piazzati del Francoforte, tra cui gli angoli, sua specialità, dove ha messo anche dei palloni veramente fatti bene, quindi un buon piede mancino, un buon calcio. Cercato spesso dai compagni, anche a costo di saltare magari una linea di passaggio, e questo è costato anche un paio di palloni persi al Francoforte in costruzione, proprio per andare da Kostic, perché magari era quello che poteva accendere la lampadina, poteva avere l'idea. Sempre isolato e largo, difficilmente entra dentro il campo, e questo l'abbiamo visto anche da Ligt, ma lui pesta proprio la linea laterale sinistra, e questa è stata l'impressione, difficilmente lo vedevi dialogare proprio dentro, non è un trequartista, no, proprio un esterno puro.
Nel primo tempo è stato molto molto basso, a volte, anzi quasi sempre, una linea difensiva a 5, di cui lui faceva l'esterno sinistro, e forse probabilmente perché era il Bayern Monaco e volevi cercare di limitare gli spazi, ma non è contato niente, perché nel primo tempo il Bayern vinceva 5-0. Giocatore che ho visto pressare tante volte, anche ad andare ad attaccare il portatore di palla, anche 2 contro 1, cercando anche di mettersi in posizione di torello, sperando che poi gli avversari possano accompagnare e recuperare il pallone. Giocatore che verticalizza, quando ha la palla tra i piedi va a cercare l'attaccante, sempre in verticale. Forse spesso e volentieri ha forzato il cross nella giornata di ieri, magari cercando anche la linea difensiva del Bayern non messa eccessivamente bene, perché il Bayern spesso attaccava e quindi magari cercava di rubare del tempo al centrale per trovare l'impatto del pallone del compagno. Però sicuramente per Vlahovic questa è una buona notizia, dovesse certo ovviamente sempre arrivare Kostic, perché di palloni all'interno dell'area ne arriverebbero non pochi, e con Cuadrado da una parte che magari sale a fare il terzino e Kostic dall'altra, che può essere appunto l'esterno di centrocampo o l'altra ala, dei palloni dentro possono arrivare, e dentro il campo potrebbe dargli Di Maria, perché sappiamo che parte largo da destra, sì, ma Di Maria piace entrare dentro il campo, un giocatore che la tecnica per giocare dentro il campo ce l'ha e come, quindi Vlahovic potrebbe veramente essere a nozze, al di là di quello che ho letto. Cos'era, la Gazzetta, non mi ricordo se Gazzetta o Sky, che avevano fatto un articolo dicendo che Vlahovic era nervoso perché non aveva ancora segnato nel precampionato. Credo che abbia fatto 50-60 minuti con Real Madrid come prima apparizione e pochi minuti l'altro giorno, un tempo a Villar Perosa, non so, non mi ricordo quanto ha giocato. Vlahovic che fuori forma, magari sì, perché ha saltato 2 amichevoli disputati in America, però Vlahovic già in crisi e che roba del genere, secondo me lascia abbastanza il tempo che trova. Soltanto il campo ci dirà cosa farà Vlahovic in questa stagione, soltanto il mercato e l'attesa ci diranno se Kostic arriverà alla Juventus oppure no, e soltanto forse l'ottimismo della Juventus nel continuare ad offrire così poco potrà cercare di portare a casa Kostic a un prezzo minore. Ribadisco, secondo me non ci si riuscirà, non a portare a casa Kostic, ma a quel prezzo, o comunque a un prezzo inferiore ai 15 milioni. Sono curioso di sapere anche la vostra e sapere se avete visto la partita di Kostic. Sono iniziate le partite di Premier, vado a vederle.